Buonasera dal Millennium. Questa sera ci sarà la finalissima tra Borussia Bombers e Ingi Calpo Stars, valida per l'Uniliga, il torneo nazionale, diciamo il circuito nazionale che è organizzato dall'Arend qui a Napoli. Allora, saluto il mio compagno di viaggio Marco Rollin. Allora Marco, cominciamo subito ad analizzare le due squadre, quali Borussia e l'Ingi Calpo. Ah, stasera si scontrano le due migliori squadre, chiaramente la vincitrice avrà l'onore e l'onere di rappresentare Napoli alle fasi finali dell'Uniliga a Milano a settembre, e sicuramente sarà una bellissima sfida perché abbiamo l'Ingi Calpo Stars che è alla terza finale consecutiva e Borussia Bombers che hanno fatto un cammino straordinario, una sola sconfitta. Io direi a questo punto di dare la parola ai capitani, quali Russo e Novillo. Ciao, buonasera. Sera. Ciao, buonasera. Allora, la parola a te Marco e qualche domanda. Allora, io incomincerei da Russo perché Novillo è già arrivato. Un po' più veterano. Veterano, allora Russo. Una sola sconfitta, siete anche in finale di Copponina, potete essere più che soddisfatti. La finale sarebbe il suggello perfetto di un'ottima... No, vabbè, sicuramente siamo soddisfatti, però non lo saremo finché non avremo vinto la finale. Penso come giusto perché siamo arrivati fin qui, dobbiamo fare anche 31. Però siamo bravi, loro sono bravi, sì. La semifinale e le semifinali sono state abbastanza difficili, se riuscite ad arrivare fin qui soltanto dopo i rigori. Vabbè sì, alla semifinale ci siamo un po' persi nel gioco, penso l'unica partita abbiamo giocato male, quella di ritorno. Però poi comunque secondo me è passato chi meritava, chi ha fatto un torneo migliore. Protagonista della partita? Spero di dato, vedremo. Capocannoniere, miglior giocatore. Sì, speriamo di. Allora, Eleno, terza finale consecutiva. I precedenti con loro non sono a vostro favore. No, infatti, ma per la seconda volta consecutiva partiamo da sfavoriti a mio avviso, anche perché pure l'anno scorso contro i ragazzi dell'Accademia perdemmo durante la fase a gironi, però poi li facemmo nella finale. Quest'anno obiettivamente loro sono molto forti, hanno una marcia in più, hanno anche la giovinezza e la freschezza dalla loro, noi ormai come dicevo prima siamo anzianotti, però tendo le mani avanti, però sono fiducioso che anche i miei daranno il 100% e penso che comunque essendo una finale, una partita secca, può capitare di tutto. Siete venuti con la rosa al completo? Sì, per fortuna dopo mesi di torneo ce l'abbiamo fatta raggruppare il gruppo, anzi abbiamo un elemento in più, Fornino, che è il nostro mister simbolico che iniziò con noi 3 anni fa questa avventura, ora per altri motivi non c'è più a Napoli, però è venuto a fare il tifo e a consigliarci per la finale. Allora io vi ringrazio. Allora, invece volevo fare una domanda a entrambi. Allora, partiamo con Russo. Sei stato cuore, anima e aggiungo anche tecnica di questa squadra. Però stasera le emozioni le dobbiamo mettere da parte. No, infatti, dobbiamo giocare tranquilli. E poi vedremo. Cioè, è una partita che se la giochi con la testa non la portiamo a casa. Quindi vedremo. E cuore ci deve stare, però... come per fare 31 bisogna giocare anche con la testa, insomma. Invece Novillo, di lì ci sarà un grande bomber, dall'altro lato ci sarai tu che proverai a fermarlo. Sì, vabbè, un po' tutta la difesa, obiettivamente noi siamo abbastanza bravi, infatti tutto quest'anno è migliorato molto, anche con Mim che a mio avviso anche lui è migliorato molto. Vabbè, poi davanti abbiamo dei singoli come la Gorga e Stabile, comunque possiamo sono imprevedibili. Vabbè, come dicevo prima, vincere questo torneo è difficile, riconfermarsi lo ancora di più per la terza volta, però dai, ci siamo divertiti durante questo percorso e ci divertiremo sicuramente stasera. L'importante è che sarà una partita spettacolare e sì, corretta. Lo sarà sicuramente. Allora, io ringrazio i capitani per il tempo che ci hanno dedicato. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Ci vediamo in campo. Allora, Marco, una tua impressione su questa finale, pensi che ci sia qualche favorita o sia una partita molto equilibrata? Ma per quanto visto la mia favorita è il Borussia Bomba, però come ha detto anche Leno, la finale è una partita a sé e loro hanno sicuramente più esperienza. Diciamo, secondo te il reparto più forte del Borussia è quello dell'Ingi Calpo? Vabbè, è il Borussia di Odiato che fa partita da solo, cioè può tirare da dovunque e segna. Ma è forse per l'Ingi Calpo, secondo me Reina potrebbe decidere la partita. Ho capito. Va bene, allora diciamo che adesso non ci resta che vedere la partita. Cosa ci dirà il campo? Restate con noi.